Perché voi credete nella scienza? Voi ci credete nella scienza? Io ci credo nella scienza. Tu ci credi nella scienza? Ma tu ci credi nella scienza? Io ci credo nella scienza. E quelli che non credono nella scienza? Tu ci credi nella scienza? Io ci credo nella scienza. Cosa c'entra questo col fatto che non farò più le lezioni? Perché la scienza dice che sarebbe meglio eliminare tutti quelli sopra i 65. Hai capito? Quindi, ben presto, per quello che sto cercando il mio sostituto, perché non potrò più fare lezione, perché capite, all'inizio sapete come funziona, loro consigliano, consigliano all'inizio, consigliano un karakiri. E in Giappone hanno già fatto, già proposto. Sì, hanno proposto, sì. Sicuramente ci sarà qualcuno che in nome però, in nome dei giovani, capito? Cioè, se tutti i vecchi muoiono, i giovani hanno più spazio, hanno più risorse, perché i vecchi sono dei decrepiti, buoni a nulla, che succhiano il sangue alle nuove generazioni. I pensionati, che schifo i pensionati, che schifo i pensionati. Spero che capiscono che sto scherzando, perché se no mi mandano dei commenti, ti sei rincoglionito completamente. Questi pensionati, che roba ragazzi, questi parassiti della società. Eliminiamoli tutti, così diamo un impulso all'economia. Tutti i soldi sprecati in questi anziani del cavolo che non producono niente, che schifezza. Poi sono mezzi aterosclerotici, poi è gente che ride senza motivo. Proprio come me. Quindi io sarò uno dei primi a essere colpito da prima da un consiglio. Ma dato che io credo nella scienza, voi credete nella scienza? Io credo nella scienza. Tu ci credi nella scienza? Non credi nella scienza? Io credo nella scienza. E la scienza mi dice che è meglio che mi tolgo di mezzo. Quindi ragazzi, in nome del benessere comune, perché il mio cuore è grande e quindi in nome delle nuove generazioni, ho deciso di farmi karakiri. Capito? E basta. Ecco, questa è la notizia che volevo darvi e vediamo in quanto tempo mi obbligheranno a fare questa cosa. È così che funziona il mondo, Giorgio. È così che gira il mondo. Tu te ne freghi, te ne sbatti. Ah, Non è vero, perché fra qualche anno. fra qualche anno ci sei dentro anche tu, eh. Sì.